Andiamo alla consegna e ricordiamo. Grazie. Prego. Oddio, aspetta che non mi posso. Per un attimo possiamo togliere le scriventi. Sì, siamo alla consegna del trofeo. Ci siamo? Sì. Perfetto. Allora, Riccardo, io intanto volevo ringraziare Massimiliano per l'impegno che ha messo, ha onorato la maglia del Grifo, ha dimostrato, oltre che l'impegno, l'attaccamento. Devo fare anche la piccola nota polemica: se molti altri compagni suoi avrebbero impegnato come lui, sicuramente avremmo parlato di un campionato diverso. Facciamo una cosa, ti tengo il braccio per un motivo preciso. Sì. Giovanni, ci stai vedendo dal satellite? No, sono fuori. Non ce la fai a vederci allora? No, perché abbiamo un'ottima videoclip di Marco Tacucci, montata da Marco Tacucci nel pomeriggio, che raffigura un Benassi straordinario, immortalando alcuni bei momenti di questa stagione con, come sempre, così riesce a fare Marco Tacucci, con un commento musicale appropriato. L'andiamo a vedere? Allora, se paziente solo un attimo, Giovanni, noi ce la vediamo, sono un paio di minuti e poi ne andiamo alla consegna. Va bene. La videoclip. Lo facciamo noi ora un applauso. Max, davvero bravo. Prego, Giovanni, allora. Giovanni, ci sei? Ci sono. Ecco, Giovanni, abbiamo rivisto i grandi numeri di quest'anno di Massimiliano Benassi, grandi parate, alcune doppie parate che Marco Tacucci ha sottolineato con il max doppio e quello delle acrobazie, e sarebbe bastato poco che una di quelle tue grandi parate non fosse stata tale che forse il campionato non si sarebbe ancora concluso. Dunque, è vero che il portiere deve fare il suo dovere parando, ma insomma abbiamo visto davvero grandi, bei numeri. Ci confermi dunque che resterà a Perugia? Ce lo dici un po' meglio, Giovanni? Ma non lo so, dovete chiederlo a lui. Lui lo sa la stima che è il presidente, la società, il sottoscritto, perciò poi io non so se è veramente quello che offrirà il mercato a tutti. Io penso che lui sia uno dei punti cardini
del Perugia del futuro, però poi sapete bene meglio di me che ci sono poi altre situazioni che non mi competono, perché io posso dare solo il mio giudizio tecnico e umano su un giocatore, non altro. Certo. Bene, allora andiamo alla consegna, ci aiuti anche tu ad applaudire di nuovo Benassi, complimenti, Massimo. Complimenti, grazie. Questo è il premio di tutti i tifosi del Perugia, penso che Massimiliano gli farà particolarmente piacere, perché sono stati i tifosi, coloro che domenicalmente seguono il Perugia, che gli hanno assegnato questo premio che noi riteniamo importante, perché l'abbiamo identificato come il migliore in assoluto. Un bel posto nella tua bacheca. Ci ha ricordato poco fa Max Benassi, ragazzo anche piacevole caratterialmente, ragazzo che lascia buoni ricordi, l'abbiamo visto applaudito dalla tribuna di Castellammare di Stabia, dove aveva giocato qualche anno prima e dove pure aveva vinto il trofeo di miglior calciatore. Dunque un Benassi che è abituato ad emergere, ad essere tra i migliori. Ti puoi mettere a sedere? Volevo ringraziare tutti i tifosi, perché sinceramente all'inizio dell'anno non mi aspettavo che a giugno venivo premiato come miglior giocatore. Questo lo voglio dividere con il mio allenatore dei portieri, perché per me è stato fondamentalissimo in tutto questo anno, sia come a livello professionale che caratterialmente, perché io sto più tempo, molto tempo con lui, che è Marco Bonaiuti, quindi questo premio lo voglio dividere con lui. Lo salutiamo anche Marco Bonaiuti. Bene, grazie.